mio padre spirituale, il gesuita che mi ha seguito tanto, mi ha messo in guardia. Adesso sono giunto in una casa, una vecchia casa in pietra, ai confini di un paese microscopico, in un paese di 6 abitanti, una modalità semi-eremitica per certi versi, cioè con tanto silenzio e tanto contatto con la natura. Però mio padre spirituale mi diceva: attenzione, quello è il tuo deserto, non è la terra promessa. Quindi io qui non ho parrocchia, non sono parroco, non servo a niente. Ho investito tutto me per essere bravo a fare, a essere uomo di pastorale. Qui lo scherzo divino è stato spogliarmi di tutto. Sono passato dal credere di essere quello che doveva raccontare bene Dio, qui sono passato a essere un ascoltatore. È il risorto che viene a trovarmi. Riuscire a capire questa cosa è stata durissima, però per me è stata la svolta che ha dato senso anche al mio essere qui. Io penso che la sua presenza, insieme a quella di altri due eremiti che ci sono in diocesi, mi ricordano la radicalità del Vangelo, dell'annuncio evangelico. Queste presenze sono come un po' delle gemme, no? Che mi ricordano che c'è una primavera che sta nascendo, che è lo Spirito che opera anche in questa situazione, diciamo, di riduzione. Se vogliamo, della Chiesa, se vogliamo chiamarla così. È l'incontro con un uomo innamorato, innamorato del Vangelo e della Chiesa, che non nega i suoi limiti e che si mette i suoi limiti a disposizione degli altri per crescere, per conoscersi, per conoscere e amare sempre di più Cristo e la Chiesa. Per me la Chiesa ha dei confini universali adesso. Lo spirito è ovunque. Da amici che stanno in carcere, a persone che hanno avuto storie di vita estrema, trovi le suora che fa fatica, la suora che è contenta, il prete in crisi e io che sono dentro l'istituzione, perché di fatto ci sono dentro in pieno, abito questa periferia vera in cui un povero Cristo aveva bisogno di un luogo così per riscoprirsi. E per riscoprire Dio in un altro modo. Per me la Chiesa cos'è e dov'è? È dove ci sono mani che accolgono il volto di Dio che si manifesta nelle storie delle persone, sulle vittime e sui carnefici, su chi crede aver tradito la vita e chi invece pensa di essere al centro del mondo. E però lo puoi fare solo se qualcuno su di te è stato compassionevole. Puoi sostenere Don Alessandro e altri 32.000 sacerdoti che ogni giorno dedicano il loro tempo a chi ha bisogno, anche a te. Scopri come su unitinildono.it.